Noi siamo nel momento in cui Gesù dice: uno di voi mi tradirà. E allora noi possiamo immaginare quello che succede in un gruppo che è unito come una famiglia a queste parole. Ed ecco la nostra sala del tesoro. Ecco, contiene all'interno i singoli fogli del Codice Atlantico. È il cosiddetto monocromo di Leonardo. Una pittura murale, attenzione, e non un affresco. Siamo a Milano, Castello Sforzesco, salutiamo il professor Antonio Forcellino che è architetto, restauratore, ma soprattutto uno dei più grandi esperti italiani della storia e delle opere di Leonardo. Grazie, buonasera. Che ci facciamo a Milano al Castello Sforzesco? Siamo al Castello Sforzesco perché questa è la ribalta di Leonardo, è la scena dove per la prima volta Leonardo mostra all'Italia e poi al mondo intero tutta la sua straordinaria intelligenza e soprattutto il suo talento. Cosa ci faceva qua a Milano? La scena fiorentina è troppo competitiva. Lui capisce di non avere quelle qualità, soprattutto produttive, che a Firenze erano importanti. Cioè Milano doveva fare molto. Doveva fare molto e presto. Invece lui era lento e riflessivo. Lento e riflessivo. Milano è una città ricchissima che però non ha una grande scena intellettuale. Viene a Milano Leonardo da Ludovico il Moro. Chi era Ludovico il Moro? Ludovico il Moro di fatto è il signore illegittimo di Milano. Perché è illegittimo? Perché ha usurpato il trono a suo nipote e persegue una politica di autolegittimazione. E lui porta proprio un curriculum. Porta un curriculum che molti storici per molto tempo hanno quasi ritenuto un falso, perché è un curriculum gonfiato, come si gonfiato, fa ora. Gonfiato, ma soprattutto la pittura viene all'ultimo posto. Lui dice: io sono ingegnere, io sono capace di fare delle macchine belliche, straordinarie, posso spaventare i nemici. E poi alla fine dice: però poi so anche dipingere. Il Cenacolo. Dottoressa Chiara Rostagno, direttrice del Benvenuti. Museo. Benvenuti. Grazie. Buonasera. Bene. Fa impressione, vero? Sì, toglie sempre il respiro. Un'immagine che si ha dentro, perché da sempre uno ha dentro di sé l'ultima cena di Leonardo. Però è rovinato. Sì, è estremamente rovinato. O comunque porta i segni del tempo e soprattutto anche, se vogliamo, quelle che possiamo definire le conseguenze della tecnica pittorica che Leonardo adottò. Qui Leonardo ha fatto uno dei suoi peccati di presunzione. Vuole una tecnica che gli permetta di dipingere a secco, però che deve essere del tutto simile a quella che lui usava sulla tavola, e quindi prepara questa mistica che poi alla fine lo tradirà, perché il dipinto si danneggia subito, praticamente la prima notizia di danno è neanche 20 anni dopo. Questo è un refettorio e quindi è stata esposta certamente questa superficie a un ambiente vissuto. Poi ci sono state molte opere di restauro e adesso è in un clima di conservazione molto attento. L'ultimo restauro, immagini che ha richiesto 21 anni. Professore, complessivamente qual è il dato più importante che si sente guardando quest'opera? È la bellezza dello sfumato leonardesco. Noi non vediamo mai perfettamente i contorni del naso, il contorno dell'arco sopraccigliare, il contorno della bocca. Questo sfumare le fisionomie lascia affiorare solo l'emozione. Quindi la natura arretra e invece avanza la psicologia, il sentimento. L'umanità. L'umanità.
È vero, dottoressa, che i visitatori escono a marcia indietro per non staccare lo sguardo dall'opera? Stanno 15 minuti ed è come se non volessero perdere neanche un istante di questi 15 minuti, quindi spesso escono lentamente con qualche disagio. Alessandro Manzoni, Dante Alighieri, Platone, Paracelso, Chateaubriand, Goethe, Shakespeare. Siamo nella Biblioteca Ambrosiana a Milano e salutiamo Monsignor Marco Navoni, dottore della Biblioteca Ambrosiana e responsabile Benvenuto. Del Codice Atlantico. Dove siamo? Ci troviamo attualmente nel cortile degli Spiriti Magni, è una specie di cenacolo dei grandi uomini di cultura che hanno in qualche modo fatto l'Europa e la cultura europea. Noi siamo qua per vedere il Codice Atlantico. Cosa è? Il Codice Atlantico di Leonardo è la più grande raccolta di scritti di Leonardo al mondo. Si tratta di una raccolta di 1119 fogli. Allora andiamo a vederlo. Monsignore, è tenuto in un cavò il Codice Atlantico. Certo, il cavò che noi chiamiamo Sala del Tesoro. Come vede è proprio un cavò quasi da banca. È quello adesso, proprio dell'oro di Banca Italia, uno se lo immagina così. Adesso scombiniamo la combinazione, poi se mi aiuta ad aprire. Ci fa entrare, grazie. Ah beh, guardiamo quanto è spesso, c'è quasi un metro di porta. Quindi prima porta e poi ce n'è una seconda. Con il vetro blindato. Ed ecco la nostra sala del tesoro. Qui si ha l'emozione di vedere il vero Codice Atlantico. Qui si ha l'emozione. Foglio per foglio separati? Esattamente, o meglio, ogni scatola contiene circa una decina di fogli. Troppo pericoloso vederlo? Grande favore che ci sta facendo la biblioteca. Ecco, qui si vede appunto la cartelletta che contiene all'interno, in un apposito passepartout, emozione i singoli avere, fogli del Codice Atlantico. Di avere a che fare e con un foglio scritto da Leonardo. Da Leonardo, esattamente. Vedete la scrittura passata alla storia e al mito. Signore, rimettiamo a posto queste pagine del codice, allora andiamo in biblioteca. Senz'altro. Adesso stiamo entrando nella Sala Federiciana, prende il nome ovviamente da Federico Borromeo, il fondatore della Biblioteca Ambrosiana. Federico Borromeo è quello che parlava con l'innominato. Esattamente, quello di Manzoniana Memoria. È una sala dove noi oggi esponiamo a rotazione una ventina dei fogli del Codice Atlantico. Ci fa vedere qualcosa? Certamente, ad esempio possiamo vedere queste bombarde che vengono appunto disegnate su cavalletti. Notare che Leonardo da Vinci sempre disegna le ruote in trasparenza per poter far risaltare poi i congegni che le fanno funzionare. Che li fanno funzionare. In questo foglio è interessantissimo il contrasto tra la fissità quasi gelida con cui viene disegnata questa catapulta e invece il personaggio che è disegnato in maniera arruffata. Si vede che le braccia vengono quasi duplicate per indicare il movimento appunto delle braccia nel far ruotare come al cinema. Questa grande ruota, esattamente. E questo è un ponte? Esattamente, un ponte che serviva agli eserciti appunto per valicare torrenti o fiumi e viene congegnato e pensato in maniera tale che possa essere costruito incrociando pali di legno in maniera molto rapida. Perché Atlantico? 1119 fogli volanti, tutti staccati tra di loro di diversa forma.
erano a rischio di ulteriore dispersione. Ed ecco che allora nel 1600 Pompeo Leoni si arma di colla e forbici. E cosa fa? Incolla i singoli fogli di Leonardo su grandi fogli di supporto. Ora, i fogli di grande formato usati da Pompeo Leoni erano i fogli che si usavano per confezionare gli atlanti. E allora il nome atlantico non indica il contenuto dei fogli di Leonardo, ma ahimè, dico ahimè perché può essere una delusione, il foglio di supporto. Il raccoglitore. Il raccoglitore. Monsignore, uno dei tratti più legati all'immaginario per quel che riguarda Leonardo, all'immaginario collettivo, è il desiderio di volare. Ci fa vedere qualcosa? Sì, dobbiamo un po' smontare il mito di Leonardo che studia per costruire una macchina volante in senso stretto. Di per sé gli studi sul volo che Leonardo compie sono in funzione per la costruzione di macchine sceniche, macchine sceniche che servivano appunto per rappresentazioni teatrali e che potessero simulare alla perfezione, ad esempio, il battito delle ali. Quindi, ad esempio, Leonardo immagina un evento in cui arrivi una macchina volante. Una macchina che... volante, ecco, un angelo che plana dal cielo, oppure la simulazione di un volatile. E in questa pagina si vede anche invece la vera macchina volante, come la intendavamo noi prima, con l'omino che attraverso il movimento delle braccia, il movimento dei piedi, ecco, dà impulso ai vari meccanismi che permettono appunto di simulare il battito delle ali. E sempre nell'ambito della costruzione di macchine sceniche rientra anche il progetto di quella che viene pubblicizzata come l'automobile di Leonardo. Ecco, in realtà si tratta di un carrello semovente che serviva per far entrare in scena appunto ad esempio una statua oppure un automa. In realtà si è tentato di ricostruire la cosiddetta macchina di Leonardo, funziona, ma funziona per pochi metri. Ah. E quindi questo ci dimostra appunto che il suo uso era ben finalizzato ed era limitato a quel contesto. Sarebbe servito un motore. Esattamente. Qui vedo un'altra opera di ingegneria. Sì, ingegneria idraulica. Il problema era quello di regolare il flusso delle acque, la diversa altezza delle acque in base all'afflusso dell'acqua del naviglio che prende acqua appunto dal Ticino, e qui abbiamo uno studio particolare proprio su queste chiuse che venivano aperte oppure venivano serrate in base alle necessità. Qualcuna di queste chiuse ancora oggi è funzionante, ovviamente non con i congegni di epoca leonardesca, ma sempre con quella idea, in funzione di quell'idea. Oltre al codice atlantico, cosa avete di Leonardo? Beh, di Leonardo conserviamo nella Pinacoteca il cosiddetto ritratto di Musico, che è l'unico dipinto a cavalletto di Leonardo rimasto a Milano. E lo andiamo a vedere. Signor Marco Navoni, dottore della Biblioteca Ambrosiana, là cosa vediamo? Qui vediamo il codice con il testo del De Divina Proporzione di Luca Pacioli, e Leonardo commenta il testo con una serie di 60 tavole con i solidi che vanno dal solido più semplice, quello a quattro facce, a un solido molto complesso a 72 facce. Poi comunque rimane impigliato nell'immaginario collettivo, perché questo è il pallone con cui tutti siamo cresciuti. Esattamente, e questo è l'icosaedro, cioè il solido a 20 facce. Il musico, cioè il musicista.
Sì, è l'unico dipinto a cavalletto di Leonardo rimasto a Milano. Anche qui ci sono molti particolari, perché la musica è segnata su un esagramma. Su sei righe e non su cinque. Ci sono le note che devono ancora in qualche modo essere decifrate. Perché noi siamo abituati, anche un po' dal cinema, a leggere un significato nascosto in ogni elemento dei quadri di Leonardo. Tra l'esagramma, le note da decifrare, soprattutto alcune lettere sparse, potremmo dire che vi è materia per un altro romanzo di Dan Brown, indubbiamente. Ah. La figura di Giovanni, chiunque sia stato al cinema conosce la lettura che è stata data nel Codice da Vinci. Non sarebbe Giovanni, sarebbe la Maddalena, è evidentemente una donna per chi lo guarda, è così? Purtroppo no, non è così. In tutta la tradizione Giovanni viene rappresentato con le sembianze molto dolci di una adolescenza e quindi femminile. Però quando noi ci troviamo di fronte a capolavori del genere, forse è la verità stessa che è sufficiente a creare un interesse, perché la figura di Giovanni è in sé una figura bellissima, semplice e malinconica, perché probabilmente per Giovanni quell'annuncio è una sofferenza di cuore. Allora, Gesù ha detto: uno di voi mi tradirà, è stato tirato il sasso. Mi dice cosa vediamo? Innanzitutto l'incredulità, e troviamo non solo tutte le forme dell'incredulità, della sorpresa, del dispiacere, dell'agitazione, della rabbia, ma la cosa straordinaria, troviamo anche la naturalezza di chi non ha capito bene, di chi chiede spiegazioni. Questo tutto quello che può suscitare un annuncio così drammatico viene raccontato da Leonardo nei gesti. Di fatto è come se ci fosse un'onda che si propaga e si ferma sempre al centro. Cristo è solo, c'è una folla agitata, Cristo è fermo e solo. Sì. Poi c'è Giuda, ma nascosto, è l'unico di cui non vediamo il viso, perché sembra che Leonardo non avesse potuto concepire la fisionomia di un tale traditore. Lo riconosciamo perché stringe la borsa con i denari. Dietro di lui... I denari del tradimento. Dietro di lui c'è Pietro che, forse in un gesto istintivo di difesa, stringe un coltello che quasi, di fronte all'annuncio di tanto orrore, è quasi pronto a difenderlo fisicamente. Sì. E Bartolomeo si alza dal tavolo e si allunga, e questo è un gesto straordinario, molto naturale, perché lui, le parole sono arrivate dal centro e quindi sembra di non capire bene, e si allunga verso la figura di Cristo. Tommaso alza il dito. Alza il dito annunciando quel gesto di incredulità: io non crederò finché non metterò il dito nella piaga che ha provocato la crocefissione. Leonardo girava per la città cercando volti poi da riprodurre. Cioè, non potendo disporre di macchine fotografiche, lui faceva lo studio dal vivo, però aveva sviluppato una tecnica così veloce ad appuntare esattamente ciò che gli interessava, cogliere nelle espressioni. E allora andiamoli a vedere questi volti, come li ha disegnati nel Codice Trivulziano. Ora andiamo a salutare il sovrintendente del Castello Sforzesco, Claudio Salzi. Benvenuti. Grazie per averci ricevuto. E vedremo il Codice Trivulziano. Proprio per voi lo tireremo fuori dal luogo segreto e protetto dove si trova normalmente. Dove viene tenuto? Viene tenuto in una cassaforte. Sono 51 fogli. Allora, prendo i guanti in modo da poterlo toccare. Si può immaginare chi siano i volti che ogni tanto vengono disegnati? Ma evidentemente sono personaggi reali, ma poiché sono tutti molto appunto caricati, si tratta sempre di fantasia sostanzialmente, suoi passatempi. Ecco.
Quindi questo ci sembra un pochino più realistico. Ecco, quindi questo è qualcuno, sicuramente. Secondo me questo è qualcuno. Che poi sappiamo che lui girava per Milano cercando volti, espressioni da inserire poi nel Cenacolo, potrebbero essere anche delle ispirazioni del momento. Certo, questi sono personaggi tratti dalla vita quotidiana, ecco. A sinistra abbiamo le famose teste grottesche. Posso? Prego. Ecco, questa è la battaglia navale, diciamo. È una battaglia navale, nave corazzata che sta dando l'assalto ad una torre in riva a mare. Leonardo si occupava anche di applicazioni minute, pratiche. Questo è uno studio per far scorrere le tende. Vede, non è molto diverso da quelle che troviamo anche ed ecco ora. La scrittura che parte da destra e va verso sinistra. Sì, esatto. Questi sono studi per il Tiburio del Duomo di Milano, perché aveva problemi statici. Allora Leonardo lo disegna, qui disegna degli archi, fa degli studi di solidità. Di messa in sicurezza. Di messa in sicurezza, diremmo. Soprintendente, ma voi qua avete anche qualcosa di ugualmente importante, di unico? Sì, è proprio così. Abbiamo la Sala delle Asse, dove Leonardo ha lavorato come un moderno designer. Allora andiamo a vederlo. Soprintendente, ora entriamo in una sala sotto restauro, che quindi è un po' un'esclusiva per i nostri telespettatori, non si può visitare. È un'assoluta esclusiva, sì. Siete dei privilegiati. La Sala delle Asse è una sala nobile del Castello Sforzesco usata per ricevimenti. Possiamo salire? Prego. Sotto un rivestimento ligneo, ecco, è riemerso questo disegno meraviglioso, riconosciuto dalla comunità culturale, dagli studiosi e dagli esperti come opera autografa di Leonardo. Tutta la composizione è tracciata a secco con carboncino e tempera. Cosa rappresenta? Rappresenta delle radici che entrano in una struttura architettonica e si insinuano tra le pietre, determinando anche la rottura di questo muro, di questa parete. Ed è la forza della natura che vince l'opera dell'uomo. Il dipinto di Leonardo è stato realizzato come se fosse una tavola. Quindi è delicatissimo. Perché poi in realtà, ecco, i frammenti originali sono soltanto questi. Cioè questo è quello che è rimasto di Leonardo. Ora appunto dipende molto dalle zone. E voi cercate di farlo riuscire fuori da sotto. Esatto. Dottoressa, ma quella porta c'era? La porta no, è stata aperta successivamente nel 1652, è stata aperta in occasione dell'ampliamento del convento. Secondo i documenti dell'epoca il dipinto era gravemente deteriorato, era difficile poter presagire che in realtà potesse sopravvivere della pellicola originale. Che si potesse recuperare. Che si potesse un giorno recuperare. Proprio a volerli giustificare. È vero anche che è un'opera miracolata in qualche modo. Nell'agosto del 1943 le bombe esplosero nel chiostro, la volta crollò completamente e anche la parete est. Questo è subito dopo il bombardamento. Sì, abbiamo le due fasi, quella della protezione con l'inserimento di questa struttura, i sacchi proprio a contenere un eventuale movimento d'aria, e noi vediamo proprio, questa è la lunetta che qui vediamo in integra. Questo è come si è salvato. E qua noi stiamo dando le spalle. Noi stiamo dando verosimilmente, sì, siamo in quello che rimane del chiostro maggiore, il chiostro dei morti, e vediamo la devastazione di quei giorni. Ma dietro che c'è? Qui c'è un luogo particolare dove ci prendiamo cura di Leonardo e vi faccio vedere una cosa.
qui c'è il cenacolo? Noi siamo dietro al cenacolo. Siamo dietro la parete dipinta da Leonardo. Questa è la porta che è stata fatta successivamente, quindi qua sopra abbiamo il dipinto di Leonardo. Lì sopra abbiamo il dipinto e noi qui lo monitoriamo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Ecco, qua abbiamo i gradi che ci sono dentro al refettorio. I gradi del refettorio, l'umidità e con l'Università di Milano Bicocca per la prima volta abbiamo un sistema di controllo non solo del particolato ma anche delle nanoparticelle. Professore, ma che tipo era Leonardo? Era bello, elegante, curato, forte. Le doti intellettuali sono un po' più difficili da definire. Sicuramente era molto ambizioso, aveva un solo padrone che era la sua sete di conoscenza, dispersivo, per cui alla fine ha concluso pochissimo perché non riusciva mai a concentrarsi veramente su un progetto. Una persona a suo modo felice, muore assistito da Melzi e da Salai, erano stati i suoi amici di una vita. Sembra trovare pace alla fine. Dottoressa, grazie per averci ospitato in questa grazie visita. A voi. Professore, grazie per l'aiuto che ci ha dato. Grazie. Arpedì, a lei.